Una Cremonese sicuramente non al meglio della condizione ha pareggiato 0-0 contro il Parma dei giovani, che nella seconda parte della gara ha osato di più, creando qualche pericolo a Rampulla. I Lombardi possono recriminare per l'uscita al 28esimo di Cinello a causa di uno stiramento. È stata comunque la Cremonese a farsi più pericolosa. Al 27esimo calcio di punizione, Chiori mette al centro e Gualco, invece di appoggiare la palla in rete, la manda fuori. Poi non succede quasi più nulla. Bisogna andare alla ripresa. In apertura Cremonese ancora pericolosa. Qui, dopo un'azione elaborata, Piccioni costringe Ferrari in angolo. Trascorrono due minuti e Avanzi carica il suo destro. Palla sopra la traversa. Poi finalmente esce il Cesena. Dal piede di Gelsi parte il cross per Melli, che va vicino al gol. Infine, a 5 minuti dallo scadere, Gualco e Montorfano sfiorano la palla di testa. Ne approfitta Faccini, che accarezza la traversa. Sarebbe